Prevenzione, formazione e competenze. Sono queste le parole chiave che l'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna rilancia dal Borgo di San Leo, nel Riminese, confermando la sua disponibilità a collaborare con gli enti locali nel contrasto al dissesto idrogeologico. Questi temi sono stati al centro del seminario formativo concluso con un sopralluogo sotto la rupe crollata il 27 febbraio 2014. Siamo venuti qui perché è importante accendere i riflettori su San Leo, ma anche sulla situazione del dissesto idrogeologico in Emilia-Romagna, così come nel resto d'Italia. Alcune località sono delle località simbolo, insomma San Leo è una località simbolo perché è di fatto, insomma, un patrimonio culturale di noi italiani e va salvaguardata, e frane come quelle che alle nostre spalle purtroppo mettono a repentaglio la stessa vita culturale, ma direi anche economica, nostra, quindi di San Leo, e nostra come italiani. Noi vogliamo portare appunto alla luce dei riflettori questa esigenza, vogliamo portare alla luce dei riflettori l'esigenza di avere politiche del territorio più incisive rispetto al passato, e ovviamente vogliamo mettere a disposizione del decisore politico la nostra competenza, una competenza fondamentale credo per le scelte di pianificazione, ma direi anche di progettazione. Siamo qui a San Leo a parlare di dissesto, un tema che si sta sempre di più intensificando. Vediamo sempre più fenomeni, non solo quello che un anno fa ha coinvolto San Leo, ma sempre più coinvolge tutta la regione. Ci stiamo formando a partire dai criteri che oggi Gianvito Graziano, il nostro Presidente del Consiglio nazionale, ha enunciato e ha anticipato nell'ambito che sta lavorando nell'ambito dell'unità di missione Italia Sicura, questo perché i geologi, formandosi su questo tema, saranno a supporto degli enti competenti.